Walter Zenga è abbastanza sereno nella conferenza stampa pre-gara, pre-Torino-Crotone, a due giorni dalla gara. Zenga ha comunque positività da esprimere ai giornalisti accorsi appunto a seguito della conferenza. Però ci sono alcuni problemi di formazione, infatti sicuramente ci saranno 4-5 indisponibili perché alcuni calciatori sono usciti acciaccati dalla gara contro la SPAL. Si tratta di Benalì, Barberis e poi si aggiungono, ai quali si aggiungono il lungo degente Stojan, Festa e anche Rodiene, che ieri, o meglio che giovedì durante la partitella è scivolato e ha avuto un problema al gluteo, quindi non sarà disponibile in quel di Torino. Problemi di formazione ma non problemi di organico, perché Zenga sostiene di avere comunque una rosa abbastanza lunga, 25 calciatori sono tanti e sicuramente saprà scegliere in ogni situazione. C'è un'opportunità, c'è un'occasione, quindi chi scenderà in campo sicuramente proverà a sfruttarla e Zenga si fida ciecamente di tutti i suoi ragazzi. Si fida anche di Aniello Viscovo, il terzo portiere, il ragazzino che potrebbe scendere in campo se non dovesse farcela Cordaz, anche se il capitano Alex Cordaz potrebbe recuperare per domenica. Parole di elogio anche verso Alex Cordaz da parte di Walter Zenga, perché magari è stato un po' criticato in queste settimane. Zenga ha fiducia assoluta nel suo capitano. Ha parlato anche Andrea Nalini, che l'anno scorso a Torino iniziò la sua ascesa per diventare un giocatore abbastanza importante per questi colori. Ascoltiamoli. Allora, è una squadra che ha grandissimo talento, perché se pensi a Iago Falchi, a Niang, a Edera, agli Aic, hanno un attaccante che Belotti, che secondo me farebbe le gioie di qualunque allenatore in giro. Bravissimo ad attaccare la profondità, potente, forte e tutto quanto. Furbo pure. Certo, furbo. Soprattutto l'anno scorso con noi. Furbo, certo. Ma la furbizia è contemplata. Cioè, la furbizia bisognerebbe essere anche un po' più furbi noi, magari, a far sparire un po' di palloni, come hanno fatto in altri stadi. Ma la problematica è che questa è una squadra letale se non sei 90 minuti attento al 100%, perché, come ti ripeto, hanno questi giocatori che sanno giocare a calcio, e quindi, tra parentesi, il Toro è sempre una squadra per filosofia, per caratteristiche, una squadra che non molla mai, una squadra che lotta sempre, hanno questa caratteristica qua, quindi ci vuole un Crotone determinato e coraggioso. Noi abbiamo avuto dei problemi con alcuni giocatori dopo la partita di Benevento, che hanno finito la partita male, e ci siamo portati dietro queste problematiche tutta settimana, e si sono accentuate nella partita con la SPAL, anche perché sfortunatamente è 3-4 settimane che abbiamo sempre delle situazioni quando giochiamo, giù sempre il diluvio, campi pesanti e tutto questo, quindi certi giocatori magari fanno più fatica rispetto ad altri, per struttura fisica, per altre cose. Anche il fatto che ci siamo allenati, che ci alleniamo qui, con i campi che non sono perfettissimi, quando piove diventa problematico anche a livello fisico. E quindi abbiamo un po' di problemi, sì, abbiamo un po' di problemi di formazione, abbiamo un po' di problemi, però la situazione è sempre la stessa: quando c'è un problema c'è una soluzione, ci sono 25 giocatori che possono essere utilizzati e li utilizzeremo. Sicuramente Stojan, Festa, Simic, Benali, credo Rodien, Barberis pure, credo che siano tutti out. Se non dovesse farcela corda, gioco io, non ti preoccupare. Tranquillo, sereni. Chi volevo arrivare? Mi sono fatto registrare, non c'è problema. Se non c'è Cordaz abbiamo Viscovo, se non c'è Viscovo ce ne abbiamo un altro. E una grande differenza tra obiettivo e aspettativa. Una squadra ha un obiettivo e se lo porta con una data di scadenza, con un'attenzione particolare al lavoro quotidiano. Le aspettative sono date invece da situazioni che non sono contemplate da chi lavora tutti i giorni, perché l'aspettativa viene giudicata in base al risultato. Vinci, sei bravo; perdi, fai schifo.
vinci, ti applaudono, perdi, ah, non ci avete messo l'attenzione, hai perso questa cosa qui, hai perso quell'altra, quindi c'è una grande differenza. Il risultato finale è quello che conta. Poi ci sono delle tappe, delle battaglie, chiamatele come volete voi, che possono essere positive o negative, ma il problema fondamentale è che ci dimentichiamo sempre fondamentalmente che quel giorno gli altri possono essere anche più bravi di te. E magari ogni tanto riconoscere che gli altri giocano meglio, hanno fatto le cose migliori, non è che sia traumatico o da non mettere in preventivo. Ci può stare che domenica scorsa, per esempio, gli altri hanno fatto meglio di noi, ma anche domenica scorsa, negli episodi, abbiamo avuto una dose di particolare, diciamo così, negatività. Io praticamente sono ritornato a essere nella posizione quando sono arrivato, prima della partita col Chievo. Avevamo un punto di vantaggio sulla quarta ultima e 2 punti da quelli che ci stavano davanti. Sono ritornato esattamente nella stessa posizione. E non considero la partita col Sassuolo per un ovvio motivo di tempo, ero appena arrivato, ma non l'avrei considerata anche se avessimo vinto, non faceva parte, non poteva far parte della mia gestione quella partita. Quello che c'è da dire anche è che noi all'inizio del girone di ritorno abbiamo fatto uno sforzo mica indifferente per tirarci fuori da una certa situazione. E se guardiamo bene le partite, sarebbe bastato un briciolo di. Più di Ti faccio culo, un semplice esempio, il gol del Cagliari sono 2 punti pesantissimi per noi. E poi tutti continuamente a mettere il dito a dire ah, la difesa, il portiere, questo, quello. Questo è l'unico modo per tirarci addosso la sfiga. Assolutamente. infatti ci sono però Infatti ci sono che ci hanno tolto 2 punti fondamentali nella partita col Cagliari. Se io sto seduto qua e aspetto che mi arrivi dagli audaci. la fortuna, ciao. Io ho sempre basato la mia filosofia sul coraggio, sul rischiare, sul divertirsi, sull'essere propositivo, quasi sfrontato. Contro chiunque giochiamo, andiamo a prenderli alti, giochiamo alti, non c'è nessun problema. Quando domenica scorsa ho detto che era la mia la responsabilità, era perché probabilmente non ho dato questa sensazione. Probabilmente non ho trasmesso questa sensazione. No, perché non c'è tempo per cambiare, perché un conto è se tu inizi dal primo giorno in ritiro, dai dei principi, fai delle cose. Ieri, per esempio, lui è venuto dalla partita, ieri per esempio abbiamo iniziato con le 2 punte vicine. Sì, mi bomba rinanchevole. Abbiamo iniziato con le 2 punte vicine. Ma abbiamo visto se riusciamo a fare un determinato discorso, se riusciamo a sopportare questa situazione. A mio modo di vedere il 4-3-3 è il sistema migliore per coprire tutto il campo, per avere più soluzioni, per avere altre situazioni. Poi, tra parentesi, avendo dei giocatori bravi in questa situazione come Nalini, Ricci e compagnia, sì, ci si può adottare qualcosa di differente come abbiamo fatto con la SPAL nel primo tempo quando non se ne è accorto nessuno che a un certo punto si erano messi 4-2-3-1 con Benali su cosa, ma su Schiattarella, ma sono tutte piccole cose che fai durante la partita, che cerchi di adottare, però la base è sempre quella. Il nostro lavoro è bello perché nel calcio non c'è equilibrio, non c'è equilibrio. L'unico equilibrio che hai ce l'hai dentro di te. È normale che se perdi una partita sei criticato, ne vinci una sei applaudito. Quindi l'equilibrio fuori non c'è perché uno si chiede, giustamente come dice lei, l'hanno assorbita, non l'hanno riassorbita. E se giochi a calcio, giochi 38 partite e ti vuoi salvare. Devi anche mettere in preventivo che non è che le puoi vincere tutte e 38, magari, cioè, vincessero tutte e 38 sarebbe qualcosa di fantastico, ma devi anche essere capace di accettare, convivere e saperti comportare nei momenti Queste difficili.
Sì, il portiere è un caso a parte, però devi considerare anche un'altra cosa, che il portiere è un leader, è un pezzo importante della squadra, è il capitano, e se togli il basamento alla squadra, con tutto il rispetto per tutti gli altri, sai, ho sentito, ho letto che ma Cordaz fa questo, fa quello. Signori, se noi abbiamo 21 punti e siamo salvi oggi, lo dobbiamo anche a Cordaz. Sono 3 anni che ci toglie le castagne dal fuoco. Lo dobbiamo anche a Cordaz. E nel calcio esiste anche l'errore umano, esiste anche il giocatore che in un momento magari non brillantissimo, non fa delle prestazioni eccezionali, ma quello che io dico sempre ad Alex è semplicemente una cosa: tu sei il mio capitano, tu sei il mio leader, quindi ti prendi tutti sulle spalle e te li porti avanti. Ma nel senso, noi appunto lavoriamo ogni giorno per questo, sappiamo che il calcio appunto porta anche dei momenti negativi, però appunto dobbiamo trovare un equilibrio interiore di squadra che, come sappiamo bene fare noi, che ci porta poi all'obiettivo finale, che è la salvezza, ecco. Cioè dobbiamo stare tutti uniti, e credo che comunque sì, abbiamo perso queste 2 partite stra importanti, però comunque cioè, il nostro obiettivo ce l'abbiamo bene in mente e dobbiamo arrivare a raggiungerlo il prima possibile, ecco. Ma io mi ha dato un po' tutto, ecco. Cioè, cerco appunto di migliorarmi giorno dopo giorno in allenamento e arrivare alla domenica sempre pronto per dare il mio contributo ai compagni, ecco. Poi riguardo la posizione, magari con Mr. Zenga riesco più a esaltare le mie caratteristiche, perché magari parto da più avanti come posizione, per cui riesco più ad andare verso l'attacco, ecco. Sì, esatto, come hai detto tu, ci sono stati degli infortunati, però comunque ci abbiamo un gran gruppo, e questo qua è fondamentale, perché appunto ognuno fa la corsa per il compagno e quindi si riesce sempre a sopperire anche magari a quelle mancanze o i deficit che ci sono in quella partita, per cui ognuno di noi dà il massimo sempre appunto per migliorarsi e per arrivare comunque a portare punti per il raggiungimento della salvezza. Ma il Torino è una grande squadra, però comunque appunto, come hai detto tu, anche le grandi non ci hanno mai spaventato, cioè andiamo su ogni campo a prendere punti, ecco, cioè a mettere in pratica ciò che ci chiede il mister. Poi sono arrivati appunto queste 2 sconfitte con squadre che lottano per la salvezza appunto, però cioè, appunto abbiamo perso una battaglia e non la guerra, ecco. Cioè, questo è il concetto, per cui alla fine bisogna arrivare al raggiungimento finale, essere tutti uniti, compatti, e credo che sia anche l'identità del Crotone che ci ha contraddistinto fino adesso. Ma sicuramente, cioè, è aumentata la fiducia nei propri mezzi, nei miei mezzi, e niente, anche cioè, tramite Nicola credo che sia arrivato un processo di crescita che mi sento di aver fatto appunto per sopperire le lacune che avevo venendo da categorie inferiori, e niente, appunto ogni giorno mi miglioro per arrivare appunto a superare i miei limiti o ad arrivare più in alto possibile, ecco. Poi questo è anche frutto e mi aiutano i miei compagni ogni giorno, ecco, perché comunque siamo un gruppo e dobbiamo mettercela tutta e fino alla fine non mollare mai, ecco.